Mi manca il coraggio. È un po' l'interrogativo a cui stiamo cercando di dare una risposta in questo nostro tempo, un tempo d'avvento, un tempo che ci sta preparando al mistero dell'incarnazione. E dopo aver visto cosa è il coraggio, dopo aver visto i segreti del coraggio umano, e noi come cristiani dobbiamo chiederci quali sono gli elementi del coraggio cristiano, cioè del coraggio che ci viene appunto dal Vangelo, del coraggio che ci viene dalla contemplazione del volto di Gesù. Il coraggio, il segreto del coraggio cristiano, ci viene per esempio da saper guardare i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno saputo vivere veramente il Vangelo, che non sono solo i santi canonizzati, ma sono i testimoni del Vangelo. Sono persone normali che vivono una semplice quotidianità, ma in cui c'è tutto il coraggio che viene dalla propria fede e dal Vangelo. Attenzione che noi molte volte confondiamo i santi con gli eroi. Bene, mettiamocelo in testa, noi cristiani non siamo chiamati ad essere eroi, sia perché la santità è un dono ed è una vocazione per tutti, e la santità non è qualcosa per dei privilegiati, per dei prescelti, è per tutti, e sia perché il coraggio della santità ci viene dalla imitazione di Gesù. Noi siamo chiamati appunto a essere sale e luce, come ci dice Gesù, a essere lievito che fermenta nella società, a saper prendere scelte e a fare scelte coraggiose secondo il Vangelo, in un mondo in cui il Vangelo non è considerato, in un mondo in cui il Vangelo è banalizzato. Quindi non eroi, ma santi, che è tutt'altra cosa. E i santi agiscono nella loro vita con normalità, con tranquillità, ma con coerenza. Cosa voglio dire? Se per esempio il mondo in cui viviamo fa emergere la ricchezza, il potere, e noi dobbiamo ricordarci di quello che ci ha detto Gesù e ce ne ha dato l'esempio, cioè che la ricchezza e il potere per noi è servire, è lavare i piedi. Se il mondo si chiude, erge delle mura per evitare che persone che vengono da paesi impoveriti, non poveri, impoveriti dal consumismo nostro, se c'è la paura dello straniero, dell'emigrato, noi cristiani sappiamo che nel mondo siamo tutti fratelli e tutte sorelle, quindi dobbiamo avere il coraggio di essere alternativi. Se il mondo li rifiuta, noi li dobbiamo saper accogliere. Accogliere con certamente, con criterio, con ragione, accogliere sapendo che chi bussa alle nostre porte è un nostro fratello ed è una nostra sorella. Ecco che il coraggio cristiano ci rende santi. Il coraggio cristiano ci rende testimoni del Vangelo coerenti e che sanno anche fare luce e che sanno illuminare. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!